Ok, allora, se no, visto che mi sembra ci siano un po' di ritardi, possiamo iniziare con due accenni di carattere teorico sul social media e poi la seconda parte della mattina vediamo un questionario. Sarebbe stato meglio chiuderlo subito, però visto che tanto ci sono delle lungaggini, vediamo di partire con la parte teorica a questo punto. Allora, innanzitutto dobbiamo tenere presente che per il social media marketing, esattamente come per qualsiasi azione di marketing, e in questo caso parliamo di marketing applicato alla cultura e quindi all'ambito culturale, necessita di essere pianificato in primo luogo, ma soprattutto il social media marketing è un'attività che deve essere integrata rispetto al piano di marketing complessivo. Non sono azioni a sé stanti, non è semplicemente essere sui social media perché dobbiamo esserci, perché tutti ci sono, ma significa pianificare perché ci siamo, perché vogliamo esserci, cosa vogliamo comunicare e quale destinazione vogliamo dare. Quali finalità vogliamo dare alle nostre azioni di social media marketing? Quindi, sostanzialmente, esattamente come nel marketing e come nel marketing classico, ma soprattutto nel marketing applicato all'ambito culturale, mi devo porre alcune domande fondamentali. Prima domanda che mi devo porre è a chi mi rivolgo e a chi mi voglio rivolgere. Per questo, qualcuno di voi ha fatto anche una. Siamo partiti dal percorso inverso, ovvero dal percorso conoscitivo-esplorativo di quelli che possono essere i nostri pubblici di riferimento, i soggetti ai quali andiamo a parlare, a chi mi voglio rivolgere. Quindi, ovviamente, più ho strumenti che mi permettono di identificare e di comprendere le esigenze, i bisogni, le necessità dei miei pubblici, meglio sono in grado di entrare in contatto, in relazione con quelli che sono appunto i miei pubblici reali, potenziali o quelli che non sono ancora il mio pubblico, ma che io voglio diventi il mio pubblico, i cosiddetti pubblici potenziali, di cui vi ha parlato Alessandra. Ma io devo conoscere non solo i miei soggetti di riferimento, ma devo avere ben chiaro chi sono io, quali sono i miei elementi caratterizzanti. Un questionario era anche finalizzato, il vostro, parzialmente, a comprendere qual è la perception e la brand image che chi già mi frequenta ha di me. Teniamo presente che i social media sono degli strumenti fantastici per entrare in contatto e in un contatto diretto con quelli che sono i miei pubblici, quindi veicolare ai miei destinatari finali anche la mia immagine, chi sono, cosa faccio, perché lo faccio, che cosa mi caratterizza, che cosa mi rende differente rispetto agli altri, l'elemento dell'unicità. L'elemento della peculiarità, della particolarità, sono elementi che per noi che lavoriamo in ambito culturale sono un plus notevole, sono un plus notevole perché ci permettono di identificare non solo le nostre caratteristiche, tra virgolette, oggettive, ma anche le caratteristiche che in un certo senso quelle caratteristiche specifiche che possono rispondere a dei soggetti particolari e quindi direzionare anche e variare la comunicazione parzialmente a seconda delle persone alle quali io mi rivolgo, utilizzando anche canali social differenti. L'abbiamo visto ieri, non a caso io vi ho buttato subito dentro a Twitter, che è uno strumento, tra virgolette, un pochetto più ossico e sul quale io trovo una particolare tipologia di utenza e alla quale mi dovrò rivolgere nel modo in cui sono abituati, tra virgolette, a parlare. Questo non significa piegare i miei contenuti per raggiungere il pubblico, significa semplicemente trovare un punto di contatto che mi permetta appunto di entrare in sintonia con quelli che sono i miei pubblici.
dei pubblici, ad esempio appunto il pubblico dei giovani, dei più giovani, o magari di persone che pur avendo una dimestichezza con l'ambiente tecnologico con il quale tutti noi facciamo i conti ogni giorno, e instillare la curiosità per quello che noi facciamo. I social media mi danno anche la possibilità di, in un certo senso, instaurare una tipologia di rapporto quasi personalizzato. Appunto, ho dei canali differenti, ho strumenti linguistici differenti, e quando parlo di strumenti linguistici differenti parlo non solo di come io scrivo, di come mi rivolgo, ma anche dell'utilizzo di formato audio, di formato video, di formato grafico. Il corredo delle immagini è fondamentale ed è, tra l'altro, uno degli strumenti che dal punto di vista della diffusione vanno tantissimo. Sono stati fatti studi addirittura per individuare quali possono essere le caratteristiche ottimali che consentono la viralizzazione, ovvero la diffusione delle immagini, ma anche la tipologia di esperienza che voglio fornire, ovvero il grado di coinvolgimento, di partecipazione, di interazione e la modalità di interazione che io voglio instaurare. E quindi come voglio essere percepito? Ricordiamoci che noi abbiamo sostanzialmente, viviamo una dimensione di scostamento, di stacco tra come noi ci percepiamo e come noi ci immaginiamo e come noi vediamo percepiti dai nostri clienti, dai nostri utenti o da quelli che non sono clienti e magari semplicemente non si accostano a quello che noi facciamo perché ritengono che sia difficile, noioso, ostico, poco interessante, o magari anche semplicemente ci sono una serie di pregiudizi e di preconcetti che sono legati ad un habitus comune. Pensiamo banalissimamente al rapporto che si ha molto spesso con la lirica, col teatro lirico. Il teatro lirico di norma incute una sorta di rispetto quasi sacrale. No, io non vado all'opera perché? Domanda, chi di voi è un melomane? Si ritiene un melomane? No one. Chi è andato almeno una volta a sentire un'opera? Sulla mano. Ok. Vi è piaciuto? Ok. Chi non è mai andato a vedere un'opera ma penserebbe, ma sì, perché no? Ci potrei anche andare. Sulla mano, ok? Perché ci andreste? E perché non ci siete mai andati? Curiosità. E perché non ci sei mai andato? Non hai mai avuto occasione, non hai mai avuto tempo, i biglietti erano cari, è un ambiente che ritenevi troppo formale, quindi è pesante, è lunga e quindi è impegnativa, richiede uno sforzo fisico oltre che mentale. Cioè, devo star 4 ore seduto in teatro a guardarmi questi che cantano, non conosco il canto lirico. Credo che sia più o meno una sommatoria di tutti questi elementi. Chi di voi non c'è mai andato e non ci andrebbe mai? Nessuno. Ok, quindi non abbiamo... il nostro non pubblico, in questo caso, all'interno di quest'aula, è un non pubblico che potrebbe diventare però in potenza un pubblico. Bisogna cercare di capire quali possono essere gli elementi che permettono di instaurare, diciamo così, di abbattere queste barriere di accesso e cercare in un certo senso di bypassarle in un modo o nell'altro. Questo schema complicatissimo, che sembra complicatissimo, in realtà è molto semplice, ci fa vedere come le attività di marketing applicato al mondo social e al mondo online a 360 gradi non è niente di diverso rispetto alla pianificazione di un'attività complessiva di marketing. Innanzitutto
se qualcuno dice: ah, vabbè, l'attività sui social, ma stagiaire di turno la fa lui. Tanto si tratta di dare due o tre notizie, di informare. No, è la cosa più sbagliata. Ora come ora, Facebook è diventato per molti soggetti una sorta di hub. Chiaro il concetto di hub? Okay. Allora, vale la regola di ieri: tutte le volte che c'è una parola, una terminologia, un concetto che sono poco chiari, interrompetemi subito, se no ci. Allora, l'hub è sostanzialmente una specie di porta di smistamento. Cioè, un hub è un collattore che poi ti permette l'accesso a tutto quello che potrebbe essere il sistema complessivo di social e di costruzione di un sistema social. L'hub, perché un hub? Sta diventando sempre più un hub, Facebook. Banalissimamente perché quasi due italiani su tre sono su Facebook. E Facebook consente molto spesso una modalità di contatto, se non diretta, possibile attraverso azioni di viralizzazione o di passaparola digitale, il cosiddetto word of mouth, WOM. Di norma si parla di WOM, okay, di passaparola. Quante volte vi è capitato magari di atterrare su una pagina Facebook che voi non conoscevate, di un soggetto che non conoscevate, di cui non sapevate nulla, semplicemente perché un vostro amico aveva messo un like, aveva condiviso un'immagine, aveva condiviso un post? Tantissime volte, suppongo. Abbiamo un esempio. Vogliamo vederlo? Guarda, lo vediamo. Quando, vieni, 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 vieni. Lo vediamo direttamente, così. Guarda, se vuoi, dimmi cosa cerco. Che così, gli facciamo, non entriamo negli inside, attenzione, senza bisogno di entrare negli. Dimmi cosa devo cercare sul search, così ci arriviamo proprio con la ricerca da Facebook, che spero vada. Il nome della tua pagina. Proviamo. Meteo Network Puglia. Meta, net, Meteo, Meteo. meteo. Puglia Basilica. Allora. Questa è la pagina Facebook che gestisce. Francesco. Allora, aspettate, faccio solo una roba di impostazione perché non si vede un cazzo. Lo vedete tagliato. Si vede intero? Si vede un. Ok. Allora, Francesco, vai, puoi spiega tu cosa è successo con un post, o meglio, con una foto che hai pubblicato al mese di maggio? Ok, ah perfetto. Ah, ok. Allora, il 1º maggio scorso, sicuramente vi ricordate, se siete stati qua da noi, se siete stati qua da noi nel Salento, vi ricordate che al mare si trovavano un sacco di animali strani, apparentemente sembrano delle meduse. Allora, mi è capitato di andare al mare e non poter fare il bagno per paura che fossero urticanti, e sentendo degli amici che erano in tutte le altre zone del Salento, mi sono reso conto che c'era un'invasione. In qualsiasi parte della costa erano presenti queste creature.
addirittura fino a Polignano a Mare. Quando sono tornato a casa ho fatto una ricerca, ho visto che tipo di esseri potessero essere e ho creato un contenuto sulla pagina Facebook che amministro insieme ad altri ragazzi, che è quella di Media Network Puglia, una pagina associazione nazionale. E ho creato, ho fatto un collage di foto, ho creato il contenuto con una spiegazione dettagliata di quello che si vedeva al mare e ho dato un titolo che è stato un po' accattivante, era "Tranquilli non sono urticanti, non è una medusa". Non sono urticanti, non è una medusa, adesso se no te ve lo mostriamo. E, praticamente questo contenuto è stato talmente virale che nel giro di 48 ore è arrivato ad avere più di 2800 condivisioni, non mi ricordo quante centinaia di like e quanti commenti. E, cioè, è stato ovviamente un record per la pagina, una pagina che partiva da... forse non aveva ancora superato i 3000 fan, adesso non ricordo esattamente. Quindi diciamo e quello era un altro quello che ti avevo mostrato, però okay. Diciamo che è stata una trovata, una serie di concause che hanno voluto che fosse il 1° maggio un giorno di festa, che facesse caldo e fossero andati tutti al mare e che ovunque erano presenti questi animali. Quindi diciamo che tutte queste concause hanno aiutato questo contenuto a diventare virale, tant'è che venne pubblicato anche su Repubblica, ovviamente senza citare la fonte, vabbè, questo è un altro discorso. Però diciamo fece il giro del web in sostanza, dando molta visibilità alla pagina che amministravo. Ci siamo, anzi è stata velocissima fino ad aprile. Eccolo, è questo qua, c'è il titolo "Tranquilli non è una medusa". C'è anche un'immagine che si dovrebbe aprire. I tag non sono stati, delle persone non sono stati messi da noi. Ti lascio la parola così. Mentre si carica questo, allora, sostanzialmente cosa è successo? Lui ha avuto 478 mi piace, like, 156 commenti e 2841 condivisioni. Questo è un fenomeno davvero di viralizzazione di tipo spontaneo. Perché lui non ha utilizzato gli ad di Facebook. Sapete cosa sono gli ad? Sì, targetizzata molto bene su Facebook. Sarebbe come la SEM che fa, cioè che il lavoro SEM fa parte di un aspetto del marketing comunque, no? Come... Assolutamente sì, allora, gli ad di Facebook consentono sostanzialmente di fare in modo che i post o la pagina vengano visualizzati dagli utenti che io decido sostanzialmente, ovvero posso targetizzare il mio pubblico di riferimento e sostanzialmente sono, lo riconoscete perché appare o sulla banda destra come sponsorizzato ed ora vi appaiono anche in scorrimento sul wall, semplicemente appare l'indicazione che quelli sono sponsorizzati. La cosa fantastica è che sostanzialmente 478 mi piace evidenziano che c'è stata un'interazione spontanea da parte di chi già utilizza la pagina e quindi ha messo il like, chi già è fan della pagina ha messo il like alla pagina, ma i 156 commenti anche evidenziano la forte interazione tra chi già conosce la pagina. Queste 2841 condivisioni non derivano solo da quanti erano già fan della pagina, ma dagli amici degli amici degli amici. Ed è una cosa che facciamo anche noi comunemente, ma nel momento in cui troviamo immagini e troviamo notizie che riescono ad essere viralizzate così bene, direi che abbiamo trovato davvero una chiave di lettura, una modalità per entrare in contatto con un pubblico potenzialmente ampissimo.
è fantastico. Lui è stato molto bravo, nel senso che questo è davvero un caso, è un esempio. È molto anomalo. Chi di voi gestisce una pagina Facebook? Ok, quindi quasi tutti voi gestite una pagina Facebook. Mediamente, quanti utenti hanno? Quanti fan avete? Più o meno? 400. 400. Ok, quindi siete tutti, diciamo, sotto la soglia delle migliaia. Di norma, i vostri post quanti like hanno? Il massimo, tanto ve lo ricordate, su via. Più o meno, indicativamente. Un 30-40 like, che sono già allora, su una popolazione di fan di 300, 30-40 like vuol dire più del 10%. Quindi è un risultato assolutamente buono. Quindi vuol dire, questo significa che siete in grado di instaurare una relazione sostanzialmente abbastanza attiva con i vostri fan. Ok? Questi partecipano, vi leggono, vi danno una sorta di beneplacito. Il livello di interazione qual è? Tendenzialmente, mediamente, quanti commenti avete? Avete mai avuto fenomeni tipo questo? Perfetto, stiamo iniziando a entrare nel perché questo messaggio si è viralizzato così bene. Si è viralizzato così bene per una serie di motivi. Primo, perché chiunque andava a fare il bagno aveva questa problematica, quindi si è chiesto cosa sono, e siccome sono gelatino, sono animali gelatinosi, somigliano molto alle meduse in realtà. In realtà sono salpe, lo dico perché. Grazie. Anch'io le ho viste, c'ero in quel periodo qua in Puglia, quindi, e mi sono fatta la stessa domanda, che cosa fossero, affascinatissima da questi animaletti. Era il tema caldo della giornata, ok, ma soprattutto tu hai dato un'informazione utile, per cui nel momento in cui si percepisce che l'informazione è utile, che l'informazione mi può servire, che l'informazione mi può aiutare, ma è andata da sola. In questo caso sarebbe andata altrettanto bene, secondo voi, se lui non avesse inserito delle immagini, ma avesse semplicemente descritto e spiegato quello che succedeva? Perché magari qualcuno non avrebbe capito quello di cui si parlava in primo luogo. Sì, questo più scritto. No, dicevo, ho citato la fonte scientifica da cui avevo preso la notizia, che era un docente dell'università del Salento, quindi per dare credito a quanto scritto, in sostanza. Adesso ci posso fare un po' di pulci? Certo. Allora, il post è viralizzato benissimo. Noi adesso qua lo stiamo guardando proprio a botta, di norma come si potrebbe guardare un messaggio su Facebook da smartphone. Suppongo che tutti voi, bene o male, abbiate uno smartphone, giusto? Chi non ce l'ha? Però lo sto comprando. Allora, quasi con vergogna, quasi intimidite, le tre persone in quest'aula che non ce l'hanno, hanno la mano così, come... Mi sento un po' ghettizzata. Perché sappiamo che serve l'utilissimo, quindi perché vergognarsi? No, no, assolutamente. Però tu lo sto comprando, tu, ma ci sto pensando, lui è dietro, si nasconde, non... Ci sto pensando, perché? Perché oramai l'immediatezza della comunicazione, siamo abituati ad essere... Non siamo più noi a cercare l'informazione, ma è l'informazione che arriva a noi. E quindi più è portatile, più è immediata, più è istantanea, meglio è. Quello che si diceva ieri, la brevità dell'informazione.
Secondo voi, ok, adesso noi stiamo esaminando il caso, questo post, che adesso lo visualizzate più o meno come lo visualizzereste sullo smartphone, a che cosa prestate attenzione? Tranquilli, virgola, non è una medusa, le foto. Molto probabilmente, non guardarmi, ma però il testo completo con attenzione non è stato letto da tutti. Tu sei stato paraculo bravissimo, nel senso che no. Vabbè, sarà fortuna, però hai costruito quello che potrebbe essere quasi una sorta di post modello. Io non avrei fatto una spiegazione così lunga, l'avrei probabilmente più accorciata. Tu invece hai sentito l'esigenza e la necessità di dare una spiegazione scientifica, dettagliata, precisa. Però quello che ha consentito la viralizzazione del post è: tranquilli, non è una medusa le foto. Cioè, se tu non avessi messo la spiegazione, avresti ottenuto più o meno quasi gli stessi risultati. A questo hai aggiunto, però, e in questo sei stato bravo, la spiegazione scientifica puntuale. Perché? Perché la tua pagina è una pagina di meteorologia regionale e quindi non hai solo detto attenzione, non è una medusa, quindi tranquilli, ma hai rassicurato anche magari chi poteva avere la necessità di capire che cosa fossero, perché non erano urticanti, se magari potevano creare delle altre tipologie di problemi, potevano essere degli esserini che magari inquinavano il mare. Non lo, io li sto sparando proprio a zero. In questo modo probabilmente ha interessato non solo quelli che semplicemente volevano la notizia che potevano fare tranquillamente il bagno e non gli sarebbe successo niente, ma anche dando una serie di spiegazioni che permettevano un approfondimento conoscitivo e una spiegazione molto più complessa e più articolata, non necessariamente letta da tutti, perché secondo me non tutti si sono letti tutta questa spiegazione. E io sono curiosa anche di vedere, e lo vediamo insieme però, la tipologia di commenti. Se notate, anche i commenti presentano una fortissima interazione tra di loro, ok? Con dei like anche ai commenti che sono stati dati, il che vuol dire, e tu hai fatto una cosa bellissima in alcuni casi, perché questo Ermanno, cioè, hai fatto quello che si deve fare normalmente. E dice: confermo, Polignano ne è piena da 3 giorni, e tu hai comunque, ti sei inserito nella flusso dei commenti. Non è che lui ha postato e ha detto poi vabbè adesso la cosa cazzi suoi, va per i fatti suoi, no, ma ha interagito ulteriormente, il che ovviamente crea senso di appartenenza e instaura un rapporto fiduciario da parte di chi ci segue. Questo è il modo attraverso il quale si passa, o la strada attraverso la quale dobbiamo passare per fare in modo che Facebook non sia solo una vetrina, perché Facebook non è una vetrina, ma diventi il luogo dello scambio e della relazione. Il luogo dello scambio e della relazione, attenzione, in questo caso parliamo di relazioni bionivoche, non sono io che fornisco una serie di informazioni e tu sei l'utente passivo che le legge, se ha voglia mi mette il like, mi mette il commentino, ma è lo stesso anche utente, fruitore della pagina, che può diventare e diventa generatore di contenuto. È chiaro questo concetto? Questo perché è fondamentale che sia assolutamente chiaro, e perché è fondamentale che sia chiaro il concetto di UGC. L'UGC è chiaro? User Generated Content. Okay? Quando si parla di mondo social, si parla di mondo caratterizzato e connotato dall'UGC.
ovvero gli user generated content. Sono gli utenti stessi che diventano generatori di contenuto e che sono in grado di cambiare e di modificare i contenuti stessi. Vi viene in mente, divaghiamo un attimo, però vi viene in mente qualche esempio? Dai, è facile, è molto facile. Quando volete sapere qualcosa su una roba che non conoscete, tu hai saputo che si chiamavano SAP? No, vabbè, tu sei... tu hai detto che questi esserini si chiamano sapia, sapie, salpa. Io non so cos'è una salpa, ad esempio. Cosa faccio per sapere cos'è una salpa? Wikipedia. Ok. Cos'è Wikipedia? È un'enciclopedia dove tutti possono dare il loro contributo. E quindi viene generata dagli stessi users. E quindi Wikipedia è l'esempio più clamoroso di user generated content. Ok? Fino a quando eravamo ancora ragazzetti noi, forse voi no, siete più giovani rispetto a me. Però di norma, quando vi facevano fare le ricerche, che cosa facevate? Che cosa facevamo noi, poveri tapini, che non avevamo niente? L'enciclopedia. Andavamo in biblioteca, parlavamo con la nostra signora bibliotecaria, aspettavamo quelle 3-4 ore che la signora bibliotecaria ci portasse il libro, l'enciclopedia, il tomo che ci interessava, la lettera che ci interessava, la S in fondo, deve fare tanta strada prima che va a prenderlo, 3 ore e mezza almeno devi aspettare, te lo porta e tu leggi quello che ti dice o l'enciclopedia britannica o gli annales, quello che vogliamo in termini di enciclopedia. Qual è la caratteristica di un'enciclopedia cartacea rispetto ad un'enciclopedia a Wikipedia? A parte il copia e incolla, la praticità della digitalizzazione dello strumento, ma mettiamo che adesso... non che mettiamo, è così, enciclopedie ci sono anche in formato digitale, quindi ipotizziamo che la si consulti digitalmente su un DVD, quindi il copia e incolla si può fare. Qual è la differenza? Allora, primo, l'enciclopedia tradizionale è caratterizzata da un'autorialità fortissima, ovvero io dico che la salpa... Io che sono l'esperta mondiale della salpa, ti dico che la salpa è questo e tu con atto di fede, sostanzialmente non è un atto, però tu credi che la salpa sia quello, te lo presentano, te lo descrive. C'è un soggetto che è depositario della conoscenza sostanzialmente. Con le wiki, che Wikipedia è una wiki, è uno strumento, è un supporto. Che cosa succede? Succede innanzitutto che gli autori possono essere più di uno, che il contenuto può essere costantemente aggiornato e aggiornato in tempo reale da parte di tutti gli utenti. Okay? Quindi tutti possono contribuire ad aggiornare, a implementare e a rendere anche più comprensibile forse per
Allora, ci siamo. Da che cosa vogliamo iniziare? Ok, quindi mettiamo in stand by i social media e torniamo alla valutazione? Quello assolutamente sì. Aula. Allora, tanto il questionario lo dobbiamo vedere, per cui decidete se lo vogliamo vedere ora e riprendiamo i social e li facciamo nel pomeriggio o viceversa. Viceversa. Quindi, va bene, e pomeriggio facciamo i questionari. Allora, social, volete vedere come costruire un sistema di bench? O come costruire il sistema social e poi il bench ve lo faccio vedere. No, bench ve lo posso far vedere anche in 10 minuti e vediamo che è la base di partenza, ad esempio. Ok. Allora. Allora, abbiamo detto che importante è analizzare, quindi avere anche una cognizione di quello che fanno i nostri concorrenti. Adesso vi faccio vedere tre esempi, due molto base e uno un pochetto più evoluto di benchmark. Anche perché siamo noi che decidiamo il dettaglio dell'attività di bench che vogliamo fare e soprattutto quali sono gli elementi che ci caratterizzano. Primo esempio, molto semplice. Richiesta: vogliamo sapere come, quali musei, quali strutture museali hanno utilizzato la realtà aumentata, perché forse vogliamo anche sviluppare anche noi una app o un percorso di visita che possa avvalersi della realtà aumentata. Sappiamo tutti che cos'è la realtà aumentata? Ok. Chi non lo sa? Voi tutti che lo sapete? Uno? Ok. Chi lo sa, provi a spiegare. Cos'è la realtà aumentata? Puoi utilizzare determinate tecnologie che ti permettono di visualizzare ciò che era per quanto riguarda un determinato patrimonio o bene culturale. Quindi facciamo l'esempio, l'anfiteatro romano su Lecce. Se si fa un lavoro di realtà aumentata, tu puoi magari passare con il cellulare, con uno smartphone davanti e visualizzare come era in origine quel luogo. Quindi è una ricostruzione visuale di ciò che era. Allora, sostanzialmente la realtà aumentata è qualsiasi strumento che ti permette di dare delle informazioni aggiuntive che possono essere sia in formato visivo, nel caso tu hai fatto l'esempio giustamente di un bene
che allo stato attuale può essere, ci sono delle rovine, l'anfiteatro romano è parziale, ti può far vedere com'era originariamente quando è stato costruito, magari con dei rifacimenti in epoca medievale, se magari c'è stato aggiunto qualcosa e quant'altro e via dicendo. Realtà aumentata non fornisce solo elementi di carattere visivo, ma può fornire anche elementi di carattere multimediale in generale, per fornirti un'esperienza immersiva dal punto di vista della realtà. Quindi le modalità di applicazioni sono diversissime. Questo è un esempio, ad esempio, di bench fatto in questa direzione. A me è stato chiesto, ok, mio capo mi fa, io non so niente di realtà aumentata applicata ai musei, che cos'è la realtà aumentata? Primo livello, una serie di link utili che spiegano brevissimamente che cos'è la realtà aumentata, quando si applica, come si può applicare, quali possono essere anche i software free o parzialmente free che ci consentono di realizzare una app in realtà aumentata. Teniamo presente che nel momento in cui sviluppiamo una app in realtà aumentata dobbiamo essere certi che ci sia, se vogliamo che la nostra app possa essere vista da tutti, che ci sia un wifi gratuito quantomeno, o che ci sia una connessione alla quale collegarsi per poter avere gli input necessari. Sostanzialmente, esempio piccolissimo ma molto carino di realtà aumentata, fatto homemade sostanzialmente, la GAM di Torino, che è la Galleria di Arte Moderna, la scorsa primavera ha realizzato una mostra su Scarpitta, che era una specie di ingegnere pazzoide che si dilettava nella costruzione di prototipi automobilistici. La realtà aumentata, l'app è stata sviluppata per far vedere, diciamo così, quali erano i processi ingegneristici attraverso il quale era stata realizzata la costruzione, far vedere i prototipi nelle varie dimensioni. Tu sostanzialmente inquadravi la auto esposta e da lì ti arrivavano una serie di input in realtà aumentata. Peccato che l'app è stata sviluppata, diciamo così, da un ragazzo molto sveglio, uno stagiaire, il quale si è messo e ha sviluppato proprio questa app utilizzando un software free, parzialmente free, cioè freemium. Quando parlo di freemium, sapete cosa si intende con freemium? Allora, servizio base gratuito, poi per avere una serie di servizi aggiuntivi paghi un abbonamento mensile. Esempio classicissimo, mio amore ora trasformato in odio, Spotify. Spotify ha fatto il botto appena lanciato, su piattaforma desktop era gratuito, WhatsApp, era gratuito, ti dava musica illimitata, bellissima, sapete come funziona più o meno, vedo sguardi, ok, Spotify, dalla sera alla mattina Spotify, io apro il mio Spotify tranquilla, non c'è più la mia musica, perché ti dava solo 120 minuti free, il resto te lo dovevi pagare. Risultato, ad esempio, su di me di una cosa del genere non annunciata, che io non lo uso più, perché non si fa una cosa del genere. Il freemium funziona benissimo come modalità, nel momento in cui tu sei chiaro con i tuoi utenti fin dall'inizio. Secondo me Spotify ha fatto una porcheria, cioè la classica cosa che non si deve fare, cioè tu non dai un servizio completamente gratuito e poi dalla sera alla mattina lo riduci, lo annunci, dai alle persone il tempo perché si possano attrezzare e possano decidere quanto e come passare alla dimensione a pagamento. Stessa cosa, ad esempio, noi ce l'abbiamo anche con SoundCloud. SoundCloud è free. Sapete cos'è SoundCloud? È un social network che consente di caricare tracce audio sostanzialmente. E
ha un servizio base abbastanza ampio, credo siano 6-4 ore di musica che tu puoi caricare. Nel momento in cui ne vuoi caricare di più, ci sono diverse modalità e forme di abbonamento, mensili, trimestrali, annuali. Di norma il servizio freemium è un servizio che poi ti consente di avere degli output maggiori anche in termini di analisi, per i quali poi tu devi pagare un servizio. L'IAR è appunto un'applicazione che è freemium, ovvero è free fino a un certo livello di funzionalità, dopodiché tu paghi l'abbonamento e ovviamente, esattamente come la maggior parte dei software freemium, nella parte free tu ti becchi la parte di pubblicità, esattamente perché anche loro devono esattamente come YouTube, che ti mette l'annuncio in pubblicità e poi dopo un tot di secondi tu hai la possibilità di skipparlo, però la pubblicità ce l'hai se hai un abbonamento, col tuo abbonamento. Punto Bench, primo tutta una serie di riferimenti, a seguire una serie di musei che ha utilizzato la realtà aumentata. Questo bench è molto semplice, come potete vedere, infatti c'è semplicemente il nome del museo, il tipo del progetto e il link, perché quello che serviva a noi era un livello di quello che serviva al mio capo nel caso specifico era un livello di conoscenza abbastanza basilare. Quindi sono partita dal primo progetto grosso di realtà aumentata, che è stato quello realizzato dal MoMA nel 2010 per l'inaugurazione di un piano specifico del MoMA, nel quale è stata allestita una mostra tutta in realtà aumentata, la Daly University Art Gallery di Melbourne, anche questa ha lanciato un'applicazione in 3D legata ad una mostra di tatuaggi, ad esempio. E andiamo... l'Art Gallery di Melbourne in Australia, se volete poi dopo questo file ve lo do, non è un che così vi trovate tutto, è abbastanza aggiornato, ci sono gli esempi più significativi sì, adesso era proprio un esempio, poi ve li legge a chi interessa la io gli strumenti. Tendenzialmente gli strumenti ve li do tutti, poi oggi logicamente non riusciamo ad approfondire tutto. Adesso stiamo vedendo lo strumento, come si possono costruire diversi livelli di bench, poi l'approfondimento ve lo guardate, perché questi musei sono davvero tantissimi. Il progetto Happy Museum della Regione Marche, ad esempio, la mostra di Scarpitta, il Museo Galileo di Firenze, qua avete tutto l'elenco di quelli che sono stati alcuni degli esempi maggiori e di maggior successo di applicazione della realtà aumentata anche con finalità differenti. In alcuni casi anche per aumentare il coinvolgimento, in altri casi per aiutare ad esempio l'orientamento. È stato applicato anche a Londra, ad esempio, Street Museum, che è un esempio di realtà aumentata applicato proprio alle strade di Londra. Insomma, qua avete proprio tutto un bel elenco, c'è una parte solo legata ai musei e una parte sviluppata minima, però anche in questo caso, di applicazione della realtà aumentata per lo sviluppo del marketing territoriale e quindi anche in una logica di sinergia, per cui vediamo che la realtà aumentata può essere applicata non solo al mondo museale, non solo al mondo archeologico, ma giustamente ad esempio anche alla valorizzazione dei territori e anche Puglia Reality, oppure Visito della, lanciato in Toscana, è molto bello. Puglia Reality, volete vedere il video? Allora, lo vediamo dopo, se no non riusciamo a vedere tutto.
sito, ok? Al massimo il link c'è e lo visualizzate, se no non ce la facciamo a far tutto davvero. Anche perché qua a tempo che carica... Okay, comunque, questo... E questo vi fa vedere sostanzialmente come funziona. Video tutorial sono molto utili. Qua è molto base la realtà aumentata che voi vedete, infatti vengono date semplicemente una serie di indicazioni. Ok, e quindi la realtà aumentata l'abbiamo vista. Torniamo al mio amico Puccini. Prima di partire con ovviamente la costruzione del sistema social, abbiamo fatto un'analisi dei maggiori competitor. In questo caso i nostri competitor non erano tantissimi. Abbiamo scelto i competitor da analizzare, ovvero i soggetti che entravano in collisione, tra virgolette, per tipologia di programmazione, per periodo e per prossimità geografica. Questi sono gli elementi che abbiamo utilizzato nella scelta dei competitor rispetto a Puccini. Quindi abbiamo individuato Spoleto, Festival dei Due Mondi, Ravenna, Festival di Ravenna, che si svolge appunto nello stesso periodo con una programmazione molto simile, il ROF, il Rossini Opera Festival, il Festival di Ravello, Bayreuth, che ovviamente è un'altra scala, per carità di Dio, Salzburg e basta. Questi competitor abbiamo visto come si posizionavano su Facebook. Di Facebook abbiamo fatto un'analisi molto sintetica, che però questa è l'analisi quantitativa. A questa si accosta poi ovviamente analisi attenta di come postano, della tipologia di linguaggio, della frequenza delle immagini, e abbiamo individuato i like, le lingue nelle quali erano realizzate le pagine, le informazioni, la frequenza con la quale postano, la tipologia di contenuti che venivano postati, i post che avevano ottenuto il maggior numero di like, cercando di capire di like, di condivisione, di commenti, cercando di capire perché e quindi quale tipologia di post può allettare un pubblico che è interessato all'offerta che io propongo, che quindi è un'offerta similare, le iniziative interessanti, le condivisioni, come trattavano le foto e i video, e poi una serie di osservazioni. Questa, anche in questo caso, si tratta di un'analisi base. Su Facebook, su Twitter, su YouTube, su Flickr, su Pinterest e su Storyfy. Okay, quindi noi siamo partiti dall'analisi del sistema social dei nostri concorrenti, abbiamo analizzato come si posizionavano, che cosa facevano, con quale frequenza lo facevano, sui social che la maggior parte dei nostri competitor utilizzava, che abbiamo visto essere Storyfy, Pinterest, Flickr, YouTube, Twitter e Facebook. Quindi in teoria il nostro sistema avrebbe potuto essere costruito similarmente a questi. In verità noi l'abbiamo fatto leggermente differente, e dopo vediamo perché. Ad esempio, non abbiamo utilizzato, o abbiamo utilizzato con una funzione diversa, non abbiamo assolutamente proposto Flickr. Secondo voi perché? Flickr. Sia Flickr che Pinterest sono social dedicati alle immagini.
Noi abbiamo deciso di utilizzare Pinterest. Secondo voi perché? Perché Flickr è difficile da utilizzare. Per chi non è così tanto avvezzo al mondo social, Flickr è uno strumento potentissimo, fantastico, soprattutto perché permette di settare i livelli di privacy delle immagini. E quando noi abbiamo a che fare con il cantante lirico, il direttore d'orchestra, gli orchestrali e un mondo sostanzialmente abituato a essere trattato con i guantini, il settaggio del livello di privacy è fondamentale, sostanzialmente. Noi però abbiamo deciso che noi Flickr sostanzialmente non serviva se non come strumento di storaggio, ovvero di archiviazione delle immagini, che poi abbiamo utilizzato comunque in maniera molto limitata e come archivio sostanzialmente privato, non pubblico. Come social delle immagini ne abbiamo scelti due, Pinterest e Instagram. Pinterest, che ci permetteva di raccogliere le migliori foto, le foto più belle, e Instagram perché grazie alla lungimiranza del direttore artistico del Puccini abbiamo avuto la possibilità di muoverci in assoluta libertà nel dietro le quinte. Dopo vi faccio vedere anche in che modo, in modo assolutamente artigianale, nel senso che tutte le foto che noi abbiamo fatto con Instagram e anche una sezione che abbiamo aperto su YouTube erano tutte foto e video realizzati con uno smartphone, con un iPhone sostanzialmente, quindi con un livello qualitativo non eccelso, ma con un'immediatezza di comunicazione assolutamente sconosciuta tra l'altro in Italia, nel senso che dopo vi faccio vedere un video che è un video ai confini tra il trash e il simpatico e il brutto, ma lo dico sinceramente, in cui iPhone presa diretta al tenore della Turandot in canotta, ancora un po' c'aveva la macchia di sugo sulla canotta, nel camerino con la petinoira che lo stava cotonando tutto prima di andare in scena, e lui che ha fatto il saluto sostanzialmente intonando un'aria della Turandot, che è però un... Scusa? È un messaggio diretto in primo luogo e soprattutto ti fa vedere che il cantante lirico è umano, cioè è una persona in carne ed ossa che si fa un che si dà molto da fare per prepararsi e che ha anche un percorso di preparazione prima che coinvolge non solo lui, ma tutto uno staff che c'è dietro, per cui ci sono le truccatrici, ci sono i costumisti, ci sono i sarti, ci sono le pettinatrici, appunto c'è tutto il trucco, il parrucco, tutto il momento di preparazione, il momento col maestro per scaldarsi la voce e quant'altro. Quindi sono tutti elementi che ti danno la ricchezza di quello che avviene per preparare uno spettacolo e che quindi creano una sorta di empatia, abbatti sostanzialmente quel muro per cui il cantante lirico è intoccabile e nella mente comune il cantante lirico è Pavarotti che è lì fermo, fisso, che non si muove. No, il cantante lirico è anche altro. Noi abbiamo appunto un video con questo personaggio, non mi ricordo il nome, adesso mi sfugge, e poi ad esempio un'altra con un tenore giovanissimo, Angelo Fiore, che appunto aveva debuttato come protagonista proprio al Puccini, è stato un cantante molto bravo, però anche un azzardo da parte del Puccini che aveva affidato un ruolo di primo piano ad un cantante trentenne, cosa che di norma ad esempio avviene pochissimo nel mondo della lirica. Si tratta proprio di un modo per abbattere in un certo senso la separazione che c'è tra il pubblico e invece la percezione che si ha di come si svolge l'opera. Questo invece è l'ultimo bench che vi faccio vedere proprio al volo e ve lo faccio vedere perché è decisamente più complesso e più articolato, perché
avevamo bisogno di una ricerca più complessa, ovvero in preparazione di un lancio di un magazine digitale, il cui nome è Rosebud, per cui io adesso vi sto facendo vedere un bench fatto per una rivista digitale che non è ancora pubblica, quindi lo utilizziamo come caso studio, minimo di riservatezza sostanzialmente, e abbiamo innanzitutto individuato, partendo dai dati Audiweb, segnatevelo, perché è lo strumento che in Italia mensilmente vi dà le statistiche Audiweb. Vi dà le statistiche di utilizzo dei vari social e della frequentazione, della frequenza, degli orari, della tipologia di utenti per fasce d'età, per sesso, per aree geografiche, quindi con i comportamenti. Sono dati che sono importanti da leggere, da aver presente prima di poter pianificare una qualsivoglia attività. Per questo l'analisi è fondamentale. Abbiamo individuato sostanzialmente i periodici quotidiani, individuando il numero di utenti giornalieri, le pagine viste, la media delle pagine, la presenza su Facebook in termini di numero di fan, la presenza su Twitter in termini di numero di follower, la presenza su Google Plus e la presenza su YouTube, per vedere cosa fanno gli altri, come si posizionano, che media hanno anche di pagine viste, e questo ci serviva per anche valutare la sostenibilità e quindi gli obiettivi, i traguardi che ci si deve dare nel momento in cui ci si posiziona sul web, appunto per individuare quello che può essere il break even point, ovvero il tasso minimo di utenti che si deve raggiungere per essere competitivi fondamentalmente. Poi abbiamo analizzato anche i web magazine, gli aggregatori, le agenzie e poi i diciamo così maggiori concorrenti stranieri, perché il web magazine, nel caso specifico che si voleva lanciare, che si vuole lanciare, che si vorrebbe lanciare, che forse verrà lanciato, che si è ancora in fase di analisi in questo caso, idealmente dovrebbe essere bilingue, italiano e inglese. Questa, diciamo così, lo schema molto base del posizionamento e anche immediato dei maggiori concorrenti italiani che sono stati individuati dopo che abbiamo analizzato tutto il mare magnum con le pagine, si è passato al livello della tipologia di affinità di contenuti. Quindi concorrenti italiani sono stati individuati in Wired, Internazionale, Fatto Quotidiano, Repubblica, Post, Inchiesta, Lettera 43, Huffington Post, Giallo Zafferano, L'Espresso. Giallo Zafferano, attenzione, non nasce come un magazine, nasce come un'altra cosa, nasce come un aggregatore di ricette, vogliamo proprio chiamarlo così, non so se c'è un nome tecnico, sicuramente ci sarà, che però si caratterizza adesso per una frequentazione notevolissima, per una capacità di interazione con gli utenti notevole, per una capacità di raccolta anche di nuove fonti, nuovi contenuti, le ricette sono contenuti nel caso specifico, generati, postati dagli utenti insieme a tutta una serie di consigli, per cui è diventato proprio un micromondo, esattamente come in questo caso non è stato considerato, però ad esempio il micromondo che adesso si sta sviluppando moltissimo delle mamme blogger, che è una delle altre caratteristiche ad esempio della blogosfera, dove adesso tra l'altro ci sono queste mamme blogger che non so, i figli hanno la mia età, però loro continuano a essere mamme blogger. A mamma è sempre la mamma, sì, ok, ma quando tuo figlio c'ha 3 anni mi sta bene, quando ce ne ha 25 magari.
Questi principali concorrenti stranieri che sono stati individuati in Wired, il Guardian, la Huffington Post, il Washington Post e il New York Times. Quindi diciamo che questa rivista si pone, diciamo, degli obiettivi abbastanza ambiziosi. Sono state messe una serie di note che potessero aiutare la concorrenza nel farsi un'idea di quelle che sono le caratteristiche, perché ad esempio sono stati introdotti nel sistema di bench alcuni soggetti che inizialmente non erano stati previsti, come ad esempio Giallo Zafferano, per dire, e con alcuni elementi di peculiarità, ad esempio la notazione che Pinterest è utilizzato esclusivamente da tre siti. L'analisi della forma che viene utilizzata per comunicare a livello social, su Facebook, su Twitter e su Google Plus. Quindi vedete che le informazioni anche che sono state restituite al committente sono informazioni molto sintetiche che devi comunque tenere sostanzialmente sempre sulla scrivania quando lavori, come reminder, in modo tale che tu abbia comunque un metro di giudizio. Stata analizzata quindi, oltre alla forma, la modalità di interazione con gli utenti, che si sviluppa in modo differente su Facebook, su Twitter e su YouTube, che sono i tre canali principali sui quali si posizionano sostanzialmente tutto il mondo dei nostri concorrenti. Il numero di post, gli elementi presenti nei post, quindi l'utilizzo degli hashtag, l'utilizzo delle immagini, l'utilizzo dei link, con quali finalità, perché e in quali modalità, la promozione dei contenuti degli utenti, in che modo viene instaurato un legame produttivo, coproduttivo, relazionale forte, e diciamo così gli elementi di moderazione di netiquette, come sono gestiti da parte dei vari soggetti. E poi due slide a chiusura di ragionamento complessivo. Ok, quindi vedete quali possono essere anche i livelli di approfondimento attraverso i quali si realizza e si svolge un'attività di bench. Può essere una semplice schedatura, può essere una schedatura che si focalizza su alcuni elementi particolari con una messa in evidenza di quelli che sono gli elementi che a me interessano, può essere un'attività di bench molto strutturata tipo questa. Ovviamente sono io che decido qual è il livello di approfondimento che do all'attività di bench. In questo caso io vi ho fatto vedere una restituzione anche concreta che io comunque vi consiglio di utilizzare quando fate attività di ascolto, di tra virgolette spionaggio, ma non è spionaggio, è proprio informazione, ascolto, lettura di quello che fanno gli altri. Sintetizzatelo in un modo o nell'altro, individuate quali possono essere gli elementi che per voi sono fondamentali. Senza dubbio il posizionamento base e i dati di tipo quantitativo per quel che riguarda il posizionamento sui social è importante, perché ci dà degli ordini di grandezza fondamentali intorno ai quali noi vogliamo misurarci e ci aiuta a tarare i nostri obiettivi. Gli obiettivi ce li dobbiamo sempre mettere davanti, li dobbiamo sempre avere ben chiari. Dobbiamo sapere dove vogliamo arrivare, come possiamo, e quindi decidiamo come fare ad arrivare a quegli obiettivi in relazione anche ad un confronto con quello che viene fatto da parte degli altri. Prego. Anche i potenziali concorrenti. Torniamo. Sì. Allora, se io in questo caso vi ho fatto vedere degli esempi di bench in cui io non potevo avere concorrenti perché partivo da zero, quindi no, posso dirti
che sì, in ogni caso per me è un concorso, anche se qualcuno tra virgolette mi copia. Allora, innanzitutto, se qualcuno tra virgolette mi copia, non utilizziamo il termine copiare, io lo trasformerei da negativo in positivo, divento un case study. I case study sono sempre importanti e fondamentali. Se qualcuno vede come agisco io e quindi si muove di conseguenza, io sono solo contenta, perché mi fa pubblicità, pubblicità non inteso in termine tecnico, ma comunque mi dà maggiore visibilità, anche se non mi cita, perché le persone pochino se ne accorgono, un minimo se ne accorgono, o quantomeno le persone attente se ne accorgono. Beh, poi che se ne accorgano tutti non interessa. Potenziali ovviamente sì. Torno a Puccini, perché questo mi fa gioco. Allora, Spoleto e Ravenna per me erano dei concorrenti diretti, primo per tipologia dell'offerta, secondo per area geografica e terzo per chi diciamo così hanno entrambi una delle difficoltà di approccio al mondo social che potevano essere simili a quelle che avremmo affrontato noi, per cui assolutamente sì. Però questi per me erano concorrenti reali, mi portano via pubblico, cioè la gente decide se andare a vedersi, e lo stesso questo Spoleto, Ravenna e Rof. Questi tre per me erano tre concorrenti diretti, mi portano via pubblico. Cioè, uno viene a vedere o l'opera da me, o va a Ravenna, o va a Spoleto. Per cui io con loro ho fatto guerra, diciamo così, aperta. E mi sono anche prefissa degli obiettivi a partire dalla guerra aperta, sostanzialmente. Innanzitutto io, poi dimmi se ti ho risposto. Il mio punto di riferimento nel caso specifico, siccome dovevo costruire l'identità digitale del Puccini, è stato scelto Facebook come hub, come elemento per sdoganare il festival. E quindi io avevo il mio riferimento, che erano gli obiettivi che avevo raggiunto l'anno precedente a Spoleto, erano 11.416 fan. Quindi io già mi sono messa, ok, nell'ottica di, se l'anno scorso sono arrivata a 11.400 partendo da una fanpage che ne aveva circa 5.000, no, quasi 6.000, quest'anno mi sono detta, ok, io parto con un profilo, loro avevano un profilo bruttino, dalla conversione del profilo che aveva circa 2.000 utenti, più o meno, 2.000 amici, 2005, e io già, nel momento in cui noi siamo andati a contrattare, abbiamo detto ok, noi la pagina Facebook sicuramente la portiamo a 10.000, a 10.000 ci arriviamo. Io poi, che sono che sono pistina, ho detto ok, se sono arrivata a 11.400 con Spoleto, voglio arrivare a 11.500 con Puccini, perché ci vado un anno dopo, quindi mi sfido anche sostanzialmente. Attenzione, il numero dei fan non è l'unico elemento che valuto, però è uno degli elementi che mi danno spendibilità, okay? E quindi potere di contrattazione a livello economico. E quindi per me è importante avere anche quello, portare a casa anche quello in una logica marchettara. Ravenna ne aveva 6.000, e anche a Ravenna ci ho lavorato. Avevo proprio lanciato la pagina Facebook nel 2009 e a 5.800, eravamo a 6.000, sono riusciti a farla decrescere. Quindi ma infatti io quello per me è quello, il discorso che sto facendo con voi adesso è di darvi una metodologia. Cioè, quello che è importante è fare l'accompagnamento, per fare la digitalizzazione, per far capire come ragionare e come impostare il lavoro. Nel momento in cui poi io ti ho dato tutti gli strumenti affinché tu possa lavorare, sei tu che decidi se vuoi lavorarci o se non vuoi lavorarci. Io non ti posso obbligare, cioè io non posso fare questo discorso con i miei committenti. Io quello che posso fare è dirgli, ok, ti do, ragioniamo insieme, imposto, ragioniamo su come può essere il modo migliore per costruire che cosa, e ragioniamo insieme su che cosa,
io lavoro con te, direttore artistico, anche per darmi degli obiettivi strategici, poi io li declino in obiettivi operativi e da lì faccio discendere le azioni, però gli obiettivi strategici li concordiamo insieme, cioè non vengo io a dirti chi devi essere, lo concordiamo, lo decidiamo, perché io lavoro con te, per te, insieme a te, ma non sono un ente esterno che arriva e ti dice ok, adesso il festival diventa sta roba qua, non sarebbe corretto, per dire. Il ROF ne aveva 2022, poi Ravello, che era concorrente appunto per prossimità geografica e per tipologia di offerta, poi è logico che Bayreuth e Salzburg per me non sono concorrenti diretti, ma sono concorrenti per quel che riguarda la costruzione della brand image. Perché? Perché sono due tra i maggiori festival di opera lirica mondiali. Quando uno pensa all'opera lirica, pensa alla Scala, a Bayreuth e a Salisburgo. Cioè questi sono i punti di riferimento per noi. La Scala poi è tendenzialmente un mondo a sé, un mondo a parte, perché è la Scala e poi perché è un teatro, è una fondazione lirico-sinfonica, quindi ha anche altre dinamiche che sono differenti rispetto a un festival. Io qua lavoravo in una logica di accompagnamento a un festival, quindi anche di un legame con un territorio, che è una cosa diversa invece rispetto a quello che instaura un ente lirico, ed è per quello che non sono stati inseriti nell'attività di Bench. Volendo, io avrei potuto comunque inserire anche la Scala, per cui se tu mi dici